Radio Radicale, ci occupiamo di telecomunicazioni, lo facciamo con Alessio Butti, deputato di Fratelli d'Italia, responsabile TLC di Fratelli d'Italia, per parlare del blitz del governo nel Consiglio di amministrazione di Telecom, con cui è stato messo in stand-by fino al 31 agosto la cessione di una quota della sua rete secondaria FiberCop al fondo americano KKR. Allora, la vicenda ha fatto un po', diciamo, molto discutere, perché non è che capita tutti i giorni che il Presidente del Consiglio, durante un consiglio di amministrazione, telefoni al Presidente del CDA. Sappiamo che quando era presidente, c'era cioè docente di diritto privato, il futuro Presidente del Consiglio Conte simulava dei consigli di amministrazione con i propri studenti, ma qui siamo di fronte a un caso molto diverso. Allora, se onorevole Butti, ci spiega che cosa è successo secondo lei? Beh, diciamo che l'introduzione è stata perfetta. È successa una cosa che nella storia repubblicana non è mai accaduta, cioè un presidente del Consiglio dei Ministri che chiama il vertice dell'incumbent della telecomunicazione, cioè Telecom, durante un consiglio di amministrazione, per indicare delle vie d'uscita, delle soluzioni ad un'azienda, ad una società che peraltro è anche quotata in borsa. Il fatto di per sé è molto grave ed è ancora più grave se si considera che la telefonata di Conte è stata preceduta da una lettera scritta il giorno stesso dai ministri dell'economia e delle finanze Gualtieri e dello sviluppo economico Patuanelli. Questo è un fatto molto grave. Io penso che ho chiaramente, insieme ad altri colleghi, presentato un atto di sindacato ispettivo, segnatamente una interrogazione urgente, perché su questa vicenda va assolutamente fatta chiarezza, anche perché Telecom, come tutti sanno, i vostri radioascoltatori sanno, ha già riconvocato il Consiglio d'amministrazione per il 31 agosto con l'ordine del giorno di fatto invariato, e quindi ci dovrà essere naturalmente una presa di posizione da parte del board di Telecom, anche per rispetto nei confronti degli azionisti Telecom. Dunque, adesso che cosa succede? Volevo sapere se questa vicenda avrà delle ripercussioni sul 5G. Dunque, sul 5G al momento non penso, sulla questione della rete unica sicuramente, perché giustamente nella sua prima domanda lei ha articolato un ragionamento parlando di FiberCop e di rete secondaria, che per far comprendere bene a tutti è quella parte di rete ancora in rame della vecchia Telecom, che in quota parte è stata promessa a un fondo americano che è il KKR, e che peraltro non ha come core business le telecomunicazioni, ma è un fondo speculativo, come tutti quanti sappiamo. Ovviamente TIM ha più volte affermato e riaffermato anche nelle ultime settimane di voler sì fare una rete unica, ma di volerla detenere almeno al 51% come proprietà, e questo naturalmente non può andar bene né all'Europa, che come sappiamo gradirebbe, anzi gradisce, non gradirebbe, una rete non verticalmente integrata, non certamente potrà trovare il favore degli altri operatori che pretendono il rispetto delle regole della concorrenza del mercato, e soprattutto non trova concorde il Parlamento. Perché è bene sapere che qualche settimana fa è stata votata e discussa una mozione presentata da Fratelli d'Italia proprio sul tema della rete unica, e il Parlamento ha preso una direzione opposta. Se questo non bastasse, e quanto sto per dire è ancora più grave, il decreto fiscale del 2019, votato in Parlamento nel 2018, quindi sto parlando di un decreto fiscale del governo Conte 1, cioè a trazione Lega 5 Stelle, dice con chiarezza che
che occorre procedere sulla strada di una rete unica non verticalmente integrata, quindi una rete pubblica di telecomunicazione. Quindi questo è tutto molto grave. Senta, dunque, oggi c'è stata anche un'altra notizia che ha riguardato Telecom, che è di poco fa, poi tra l'altro la notizia che Mario Di Mauro ha lasciato l'incarico di amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle. Che cos'è? Ma dunque, è una delle società che si sta occupando diciamo così, settorializzare i vari interventi di Telecom, però di fatto è una società decisamente secondaria. Ora come ora l'aspetto fondamentale è Telecom in sé, il CDA di Telecom, l'amministratore delegato Gubitosi, il presidente Rossi, che stanno, diciamo così, decidendo non solo sul futuro della rete unica, ma, e qui volevo arrivare come secondo passaggio, senza nulla togliere a Telecom Sparkle naturalmente, ma il secondo passaggio è che c'è questa collaborazione molto intensa con Google, che non ha sede a Roma, come tutti sappiamo, ma in California, che è una multinazionale americana, per la gestione dei data center di TIM, che sono più di una ventina sparsi su tutta l'Italia. Ora, anche questo è un ragionamento che va affrontato con molta attenzione, perché i data center custodiscono i dati di tutti quanti gli italiani, i dati sensibili delle aziende, i dati sensibili della pubblica amministrazione, e noi abbiamo avanzato una semplicissima richiesta, che a farlo fosse una società, ovviamente capace di farla, ma soprattutto italiana. Allora, noi abbiamo chiesto chiarezza al governo anche in ordine alla questione del rapporto Team Google, proprio per i data center di cui vi stavo parlando, perché l'Europa ha fatto una scelta molto equidistante da quanto decidono i big tech della Silicon Valley o i colossi dell'est asiatico relativamente alla conservazione dei dati, cioè ha promosso Gaia X. Francia e Germania hanno messo insieme una serie di aziende, per il momento è a trazione privata, ma è sicuramente una impresa europea. E noi che siamo in Europa diamo a Google la possibilità, insieme a TIM, che è francese, per essere chiari, TIM è francese, di gestire i nostri dati. Tutto ciò, francamente, è incomprensibile. Senta, come si è comportato, secondo lei, il CDA di fronte alla telefonata di Conte? Perché, insomma, il CDA ha valutato in maniera positiva l'offerta del fondo KKR per acquistare FiberCop, però, insomma, c'è stata una risposta positiva della borsa. Che cosa ha apprezzato, la valutazione del CDA o la telefonata di Conte? Sicuramente la telefonata di Conte, questo mi sembra evidente, tant'è che noi abbiamo ventilato anche l'ipotesi che si possa parlare di aggiotaggio, nella migliore delle ipotesi. Glielo dicevo prima, è una società quotata in borsa, secondo me, tra l'altro, questa è stata una pantomima organizzata prima, ovviamente, dal vertice team e dal governo, perché guardi, va bene credere alle coincidenze, ma prima arriva una lettera ufficiale dei ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, poi arriva la telefonata del presidente del consiglio, poi si sospende per raccogliere le indicazioni del governo in relazione allo sviluppo della rete unica, e non sanno nemmeno loro dove andare, perché voi sapete benissimo che i 5 Stelle sono sulla posizione di Fratelli d'Italia, cioè per una rete unica non verticalmente integrata e pubblica, mentre il PD è letteralmente spaccato, per cui c'è il ministro delle Finanze che è su una posizione, Del Rio che ha fatto delle interessantissime dichiarazioni giorni fa che è su altre posizioni. Per cui è evidente, era una cosa del tutto organizzata, il titolo di Team ha avuto una boccata di ossigeno, ricordo a me stesso che insomma il titolo di Team in questi anni è tracollato, come tutti sappiamo, l'azienda purtroppo ha
parecchi debiti e soprattutto a chi dice 20.000, chi 25.000 esuberi da sistemare, e quindi è un problema serio. Bene, senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato le sue valutazioni su quello che è accaduto il 5 agosto. Ringrazio l'onorevole Alessio Butti di Fratelli d'Italia, responsabile TLC di Fratelli d'Italia. Grazie. Grazie a voi.